Radio Potenza Centrale, le più importanti news dalla regione Basilicata. Eccoci qui nel consueto appuntamento del martedì con le news dalla regione Basilicata. Oggi ospite l'assessore alle infrastrutture e mobilità della regione Basilicata, Donatella Merra. Benvenuta assessore. Buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda l'attualità, ieri c'è stata la riapertura completa di alcuni viadotti sulla Sicignano Potenza, anche in anticipo rispetto al previsto. Ci saranno altri cantieri su questa principale, importante arteria della Basilicata? E se sì, quando ci potrà essere una viabilità, diciamo, completa? Su questa che è una delle principali arterie di collegamento regionale ed extraregionale sono attualmente in corso cantieri per quasi 100 milioni di euro. Nella fattispecie si tratta di interventi sostanziali sui viadotti, molti dei quali anche in fase di demolizione e ricostruzione, nonché la presenza del prototipo Morandi, che è in fase ovviamente di manutenzione. La riapertura di questi primi tre viadotti in via anticipata rappresenta una revisione complessiva del sistema dei cantieri in Basilicata, che parte da un aggiornamento dei prezzi e che ha consentito, con la pubblicazione del nuovo prezziario, di poter far ripartire il sistema dei lavori pubblici in sicurezza e soprattutto consentendo una sostenibilità degli stessi. Ovviamente la complessità delle opere su questo cantiere richiederà attività in corso e cantieri aperti ancora a tutto il 2023, ma auspichiamo che nel corso del 2023 su questa arteria, come sulla Tito Brienza, che è in fase anch'essa di su cui i cantieri sono stati riavviati e che sono in fase di chiusura, potremo consegnare al territorio lucano quelle che sono le arterie fondamentali per la percorribilità regionale ed extraregionale. Dalla Sicignano Potenza passiamo ad altre strade importanti come la SP10 Venosina e la SP122 Acerenza Forenza, perché lei nei giorni scorsi ha incontrato l'amministratore delegato del distretto Terre di Aristeo, Saverio Laminarda, appunto sulla situazione di queste arterie. Quali sono gli spunti più interessanti di questo incontro? Diciamo che in generale, complessivamente, è in atto un processo di revisione complessiva della sicurezza della viabilità, con particolare riferimento all'area del Vulture Alto Bradano, nell'ottica di investimenti mirati che, partendo dai fondi regionali, passando per il Fondo Sviluppo e Coesione, abbiamo visto negli ultimi tempi il rifacimento e la messa in sicurezza di arterie strategiche come la SP48 del Basso Melfese, la SP109 e la SP168. Il distretto turistico Terre di Aristeo ha messo sul tavolo della Regione Basilicata un progetto lungimirante e complessivo di valorizzazione di tutto il territorio del Vulture Alto Bradano, con investimenti mirati sul territorio che ovviamente riguardano, nell'ottica di una collaborazione, di un partenariato tra il pubblico e il privato, la messa in sicurezza di una serie di arterie strategiche quale la SP10 e la SP122, su cui nella programmazione in corso erano già stati previsti investimenti importanti sull'anticipazione del fondo SSC, che ovviamente, con la collaborazione e il partenariato di aziende private, di un progetto complessivo di input privato e di iniziativa privata, potranno trovare la loro complessiva definizione. Su un altro problema invece parliamo del dissesto idrogeologico, un problema che, se vogliamo, riguarda tutto il territorio nazionale, compresa la Basilicata. A che punto è la situazione per la richiesta dello stato di emergenza a Maratea? Beh, subito dopo il sopralluogo dei colleghi della Protezione Civile Nazionale, che ringrazio per il loro immediato interessamento, dietro ovviamente una interlocuzione mirata che la Regione Basilicata ha avuto sia col Ministro delle Infrastrutture Salvini che col Ministro per la Protezione Civile e il Mare Musmeci, a valle di questo incontro sono state stabilite delle linee, delle strategie di intervento che riguardano sostanzialmente la immediata identificazione e quantificazione delle attività da mettere in campo per la messa in sicurezza del versante, per il ripristino dei servizi essenziali, e quando parliamo di servizi essenziali parliamo anche della stessa viabilità. Sappiamo che la SS18 è stata fondamentalmente compromessa dal crollo dei massi
mezzi di massi di grandi dimensioni, quindi entro la fine del mese, come avevamo già detto nell'ultimo tavolo tecnico, saranno stabiliti, saranno portati sul tavolo della regione sia il progetto complessivo e la quantificazione per la messa in sicurezza di un versante che è ancora in movimento, che si sta muovendo e su cui sono ancora in corso fenomeni di crollo, ed anche il ripristino della viabilità, la soluzione tecnica per il ripristino della viabilità che la Regione Basilicata ha di fatto già condiviso con ANAS e con i consulenti dell'Università Federico II di Napoli, che stanno prestando il loro know-how per un evento che di fatto in Basilicata, territorio delicatissimo dal punto di vista del dissesto idrogeologico, negli ultimi anni non ha precedenti. Grazie Assessore Merra, noi di Radio Potenza Centrale le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Arrivederci, grazie e buona giornata a tutti. Abbiamo avuto ospite l'assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra. Radio Potenza Centrale, le più importanti news dalla Regione Basilicata.